di più in questa nuova vecchia realtà. Sì, è importante la partita di oggi, dicevamo prima, per recuperare i giocatori infortunati e metterla a riposo, anche per Nocioni di poter sfruttare con grandissimi atleti nell'NBA, per cui sa come fare. Mamma mia cosa ha fatto Navarro. E l'Orbeck lo premia con un rapidissimo semigancio. Mamma. Corre il Barça, Navarro sul blocco di Dong, poi fino in fondo si è aperta la difesa del Baskonia. E si è aperto il momento della stagione nel quale si decidono le cose e Navarro sta venendo fuori, lo si vede che è completamente recuperato. Lontana l'ex giocatore del Maccabi, va ancora da Juan Carlos Navarro, che mi sembra anche fisicamente vitalizzato rispetto a un mesetto fa. Altra bomba di Marcelinho. Fisicamente, come ben dicevi, e soprattutto anche di gioco, di fiducia, avete visto, segnando, molto più esplosivo, molto più aggressivo, passando benissimo la palla. Come Baskonia è la seconda migliore difesa del torneo, sempre alla stessa voce. Intanto Navarro segna 26esimo e 27esimo. Sì, 27 punti subiti in un quarto. Immagino veramente che al di là delle quasi 5 di gioco, questa è la difesa che serve al Caja Laboral se vuole giocare contro il Barcellona. Navarro spettacoloso dopo il Teletovic. Oleson chiama a palla, Teletovic invece alza un lob improbabile per Milko Bielica. Navarro recupera il pallone, cerca di andare in transizione, torna indietro, riparte, alza la parabola, due liberi per lui. Poi una cosa che ha lui è che soprattutto in difesa, l'abbiamo visto, qualche volta si ferma in difesa perché dalla parabola impegnativa. L'uscita ancora di Juan Carlos Navarro che sbatte su Milko Bielica. Dopo un po' arriva anche il povero Oleson, che chiaro non può stargli dietro. Ma no, non. Avete visto Bielica che ha cercato di uscire, ma lui stava già partendo. È quello che fa Navarro molto. In emergenza trova Dong, finta di Edson, finta di Navarro, tripla di re Juan Carlos. Non ci sono, è spettacolare, riceve la palla con un certo vantaggio, fa palleggio, step back o passo all'indietro, è una bomba così veramente magistrale, pochi giocatori sono capaci di fare queste cose. La replica vincente, nonostante il fallo di Edson, frutto del talento di Andres Nocioni. Edson si lamenta, immagino più che altro per la scelta arbitrale. Qui andiamo a rivedere però la spinta abbastanza evidente. Del talento dicevi, ma della potenza fisica, vedete Nocioni quando parte qua. Dong che vorrebbe ricevere vicino a canestro, la finta di Navarro che poi va in penetrazione. Perfetto! In realtà per gli spagnoli un derby azulgrana. Intanto Lampe ancora un po' meccanico. Fischio arbitrale lo salva. Sì, ha iniziato a fare un attacco spalle a canestro dalla riga da tre punti, ha visto il vantaggio contro Navarro. Navarro non ha voluto saperne di lasciarlo andare, ha fatto un fallo un po' tattico. Non ti sento. No, lo so, però da giocatore posso dare una percezione che tu hai. Tu, avendo la linea dei tre punti, tu continui a correre intorno alla linea. La linea dei tre punti è un punto di riferimento. Dopo la bomba di Lampe, Dong consegna nelle mani di Juan Carlos Navarro, altro alley-oop, il terzo. Troppo facile giocare con due giocatori come Vasquez e Dong. Se tu hai gli spazi aperti e riesci ad avere un po' di timing buono, basta lanciare su la palla che loro in qualsiasi posto la riescono a prendere. Oleson ribalta per Milko Bielica che mette a posto i piedi e spara la tripla del meno 3. Adesso è diventata una partita irreale per quelle che sono le abitudini delle squadre. Sì, punteggio molto alto, molta fluidità in attacco di tutte e due le squadre. Grandissimo adesso Oleson innescando Bielica dall'angolo. Poi Navarro non sbaglia un tiro. No, mi viene da ridere perché è veramente pazzesco. Avete visto adesso uno, due palleggi, sembrava che stesse. Esattamente. Edson per Navarro che stavolta si affida a Dong, altro assist, il terzo della serata per re Juan Carlos. Bravissimo, adesso è Dong che le ha lasciato, che le ha tolto e negato la qualificazione. Lorbeck dopo la finta prende il contatto, potenziale gioco da tre punti, il fallo è piuttosto ingenuo, è di Mirza Teletovic che poi scuote la testa.
Eccolo qui, salta sulla finta di Era Lampe, che l'anno scorso con l'Unix di Kazan ha portato a casa l'Eurocup, straordinario protagonista anche nella finale contro Sevilla. Intanto, nel momento di difficoltà, Juan Carlos Navarro. Così, per ricucire un po', per mettere le cose a posto, non sia mai che qualcuno abbia qualche dubbio. Guardate le splendide percentuali delle due squadre nel tiro dalla lunga distanza, addirittura 7 su 10 per gli ospiti. Peraltro nessuna delle due squadre stava tirando benissimo in questa liga. Ancora Lampe, ora fa tutto lui, si è caricato la squadra sulle spalle e il Caja Laboral è lì a meno 2. Sì, bravo Lampe adesso a segnare quando si stava girando con e trovandosi Michael dietro, però è stato messo in ritmo benissimo da parte di Hertel. A proposito di ritmo, altro assist per Navarro, il bersaglio, il blocco di Lampe, l'accelerazione di Hertel, splendido alley-oop disegnato nel timeout da Ivanovic. Meno 5, adesso il timeout è di Pascual. Vedremo se sarà in grado di sorprendere la difesa avversaria, come fatto grazie a questa combinazione da Ivanovic. In questa situazione difensiva, errore di Endon, errore nel senso che è andato troppo fuori, ha permesso a Lampe di arrivare fino a... Adesso Wallace consegna nelle mani di Navarro, che rischia di scivolare, poi perde il pallone, altro fischio contro Pau Ribas, altri liberi. E questo vorrei rivederla, questo forse il contatto c'è stato, Pau Ribas poteva fermarsi senza continuare a spingerlo quando Navarro aveva già perso la palla. Qua non c'è il fallo. Qua non c'è niente, l'infrazione e, di qua, e qua c'è il fallo che Pau Ribas non permette al Barcellona di segnare, perché in una partita tirata come questa Navarro più 6, dicevi? Stavo dicendo che stavo per dire 5 punti sono una grande differenza, 6 ancora meglio per il Barça nella metà campo offensiva. Navarro sul blocco di CJ Wallace, che si apre, prende, spara e segna dopo due sciocchezze clamorose. Ed era, e adesso dopo questo canestro, ve lo vedete, va in panchina, c'era Olesen, la finta di Hertel, il pallone che arriva a Lampe, meno 2. Grande passaggio adesso di Hertel per Lampe, che era da solo sotto canestro. Hertel aveva anche una buona situazione per tirare, invece ha cambiato all'ultimo momento. Navarro va da Dong, piazzato ancora una volta bersaglio del senegalese. 91-87. Partita è 2 minuti dalla fine, partita a punteggio assolutamente inusuale per una partita fra queste due squadre. Lampe contro Lorbeck, cerca il centro area, semigancio destro, meno 2 di nuovo. Non è finita, 1 minuto e mezzo da giocare. Un minuto dalla difesa avversaria, il pubblico festeggia, ultimi 10 secondi, quarto alley-oop per Bonny Dong. E questo canestro non conta, però Caja Laboral ha aggiustato la difesa su Juan Carlos Navarro e invece ha lasciato un po' troppo libero i lunghi di coach Pasquale. Questi hanno deciso con azioni azzeccatissime una partita che è stata molto molto bella e molto intensa.